Oggi parliamo di un argomento fondamentale per il futuro delle nostre case. Parliamo dei gas refrigeranti. Infatti molto spesso, e su questo gli articoli di giornale, i siti internet delle balle continuano a fare tantissimo terrorismo, si parla di ban dei gas refrigeranti, l'R410 non si potrà più utilizzare e la pompa di calore non si può installare, la manutenzione, e come farai con un gas vecchio come il 410, l'R32 e l'R290 e la CO2? Cosa dobbiamo fare? Bene, in questo video ti spiegherò tutto quello che devi sapere sui gas refrigeranti, sperando di chiarire una volta per tutte qual è la normativa, cosa si può fare e come questa normativa può influenzare la scelta della tua prossima pompa di calore. Dopotutto ci stiamo avvicinando all'inverno e può aver senso iniziare a valutare di sostituire la caldaia. Quindi non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo! Vediamo subito di dare un contesto all'argomento, ossia parliamo delle pompe di calore. La pompa di calore è quel prodotto che, grazie all'utilizzo di un compressore che consuma energia elettrica, è in grado di spostare il calore, ok? Spostare l'energia termica da una sorgente ad un'altra. Questo è il prodotto che sarà fondamentale per la transizione energetica, per rendere l'Europa quanto più possibile sostenibile, per rendere la tua casa a impatto zero e autosufficiente, perché consuma energia elettrica e l'energia elettrica te la puoi autoprodurre. Tieni bene a mente questo aspetto fondamentale qua, del fatto che è un prodotto fondamentale per la transizione energetica, perché tornerà utile tra poco. Dentro casa tutti abbiamo almeno una pompa di calore ed è il frigorifero. Anche lì c'è un gas refrigerante che è un circuito chiuso, rimane lì e continua a lavorare. Abbiamo poi un'altra tipologia di pompa di calore molto diffusa, è il climatizzatore, il condizionatore, che ha bisogno di tubazioni del gas refrigerante per spostare il caldo. Ho bisogno di un fluido termovettore che possa condurre il calore, mentre per una percentuale sempre più importante di case, ma purtroppo ancora piccola, ci sono le pompe di calore a livello riscaldamento, quindi pompe di calore che vanno a sostituire la caldaia. Capisci benissimo che passare dal frigorifero al climatizzatore alla pompa di calore per il riscaldamento, il contenuto di questo video è fondamentale per tutti quanti. Partiamo subito con l'aspetto fondamentale: perché l'Europa sta vietando i gas refrigeranti? L'Europa sta vietando i gas refrigeranti perché impattano, perché inquinano una volta introdotti in atmosfera. Sicuramente ricorderai che diversi anni fa i gas refrigeranti, i gas utilizzati all'interno dei frigoriferi, dei freezer, erano additati come responsabili del buco dell'ozono. E da lì la normativa implementata è stata modificata. Infatti sul mercato ad oggi i gas refrigeranti non hanno più impatto, se introdotti in atmosfera, a livello di buco dell'ozono, ma hanno impatto dal punto di vista di effetto serra. Per misurare la capacità, la caratteristica di ogni gas di imitare l'effetto serra della CO2 si utilizza il GWP, il Global Warming Potential, cioè un valore che identifica quanto può impattare dal punto di vista di cambiamento climatico, di effetto serra, qualora questo gas venga introdotto in ambiente. Questo è l'inquinamento del gas refrigerante. Iniziamo a dare qualche numero. Se introduco in atmosfera un chilogrammo di R410, impatto come quasi 2 tonnellate di CO2 equivalente. Parallelamente, un chilogrammo di R32 impatta poco oltre i 600 kg, quindi quasi un terzo in meno rispetto all'R410. Altro gas al centro dell'attenzione è l'R290, quindi il propano, che impatta solamente come 3 kg di CO2, sempre solo se introdotto in atmosfera. Questo è fondamentale: finché il gas refrigerante è all'interno della macchina, non inquina, non impatta. Ma sappiamo già che probabilmente con la manutenzione, con qualche danno, prima o poi potrebbe essere introdotto in atmosfera. Se la macchina è stata trattata, manutentata da personale non certificato, con attrezzature non idonee, c'è questo rischio. Quindi l'Unione Europea vuole limitare questo rischio in partenza. Fin qui il ragionamento è abbastanza semplice: se il gas refrigerante introdotto in atmosfera impatta, quindi io devo limitare l'impatto di questi gas refrigeranti. Ho detto limitare l'impatto, non vietare l'impatto. Come l'Europa va a limitare l'impatto? Semplicemente ponendo dei limiti sulla quantità di gas refrigerante che può essere introdotto sul mercato a livello europeo, a livello di GWP, a livello di Global Warming Potential. Quindi come unità di misura non utilizza i chilogrammi, ma utilizza la quantità di CO2 equivalente che potenzialmente può essere introdotta in ambiente. Come puoi notare, si è preso come riferimento l'anno 2014, l'anno dove c'è stato un acquisto importantissimo di pompe di calore e climatizzatori come valore massimo,
e su quello sono stati stabiliti degli obiettivi che ci condurranno da qua al 2030 a ridurre in maniera estremamente importante l'acquisto e l'introduzione all'interno del mercato di nuovi macchinari che potenzialmente possono impattare sul cambiamento climatico all'interno della nostra atmosfera. Parole, parliamo sempre di nuovi impianti, quelli che ci sono, sono lì, rimangono e nessuno li tocca. Da questa mia dichiarazione già puoi capire un'informazione: non c'è un ban, un divieto nominale per singolo gas refrigerante, ma c'è un divieto relativo alla quantità di CO2. E come impone questo divieto? Semplicemente imponendo alle aziende importatrici, produttrici, delle quote di mercato. Questo aspetto è un aspetto fondamentale e te lo spiegherò bene tra qualche minuto. Ma ricordati che l'Unione Europea impone alle aziende, a seconda delle quote di mercato, dei limiti massimi di importazione. Se per esempio l'Unione Europea mi impone come limite 2100 tonnellate di CO2 equivalente, io, come azienda, posso vendere 100 macchine in R410 oppure 300 macchine in R32, proprio perché il mio limite è sul GVP, sulla quantità di CO2 equivalente. Questo va ovviamente a incentivare le aziende a cercare sempre gas meno impattanti per salvaguardare il volume d'affari. Prima di passare però a questo discorso delle quote, che merita un approfondimento dedicato, è bene soffermarsi anche sulla tipologia dal punto di vista tecnico, per rispondere alla domanda: ma quale dei tre gas è migliori? Perché parliamoci chiaramente, abbiamo ad oggi l'R410, l'R32, che è il nuovo gas refrigerante, anche se in realtà l'R410 è composto per il 50% da R32, quindi è un'evoluzione dell'R410, e poi abbiamo l'R290 con un GVP nettamente più basso. In questa fase transitoria, perché parliamo da qua al 2030, in questa fase transitoria ci sono tanti altri gas refrigeranti, l'R407, l'R405, l'R402, che sono tutti delle miscele, a volte create ad hoc, a volte semplicemente in funzione di determinate caratteristiche, atte a favorire la transizione. Sono tutti gas transitori. Per rendere però concreto questo confronto, mi concentrerò proprio su l'R410, l'R32 e l'R290, il propano, per darti un'idea di quelli che possono essere i pro e contro di una macchina con un gas rispetto a un altro. L'R410 è il gas che ovviamente dal punto di vista di impatto ambientale è il peggiore di tutti, ma è anche il più storico, il più affidabile, quello che ha delle temperature di lavoro idonee e non ha nessuna limitazione, proprio perché a livello di certificazione relativamente alla pericolosità non è per niente pericoloso. Passiamo poi all'R32. L'R32 è un gas che abbiamo visto essere molto simile per caratteristiche all'R410, dal punto di vista termotecnico ha comunque un quid in più, quindi permette di raggiungere temperature di lavoro maggiori. Non voglio scendere troppo nei dettagli perché parliamo di cicli termodinamici e non mi sembra il caso, ma ha una caratteristica, è nella categoria A2L, quindi è leggermente infiammabile. Questo ne limita l'utilizzo, perché ci sono delle normative di sicurezza che vanno a limitare l'utilizzo di gas R32. In poche parole, l'R32, essendo un gas pesante, tende a stratificare e ha bisogno per sicurezza di una cubatura minima garantita per evitare le condizioni di innesco. Per questo l'R32 sulle grandi macchine non lo troverai mai, sulle macchine da 25-30 kW splittate, quindi con tubazioni di gas refrigerante. Perché? Perché se c'è troppo gas R32 non rispetto più la normativa della sicurezza, perché più metto gas più devo avere dei locali tecnici importanti, oppure, come fa qualche produttore, bisogna prevedere delle piccole canne fumarie utili per far sfogare l'R32 all'esterno. Ovviamente, per andare incontro e rispettare la normativa della sicurezza, tanti produttori cosa fanno? O fanno solo macchine monoblocco, quindi circuito chiuso, tutto nell'unità esterna, che quindi è all'aperto, non ho problemi di sicurezza e una quantità di gas refrigerante ridotta, oppure torno al 410. Infatti i sistemi VRF, quindi i grandi impianti per i centri commerciali dove c'è tanto gas refrigerante, dove non è un circuito ermeticamente sigillato, vanno spesso in R410, proprio perché non ho più limiti legati alla sicurezza. Prima di passare all'R290, sono sicuro che sei lì che stai aspettando, è bene far presente che la normativa
relativa al mondo dei gas refrigeranti si struttura su più livelli. Banalmente bisogna essere certificati sia per l'acquisto di macchinari, sia per l'installazione che per la manutenzione. Ci sono tre certifiche diverse e ovviamente noi ce l'abbiamo. E se vai sul portale F-Gas, ti lascio il link in descrizione, puoi vedere nella tua zona quali sono le aziende certificate con questi patentini F-Gas, proprio perché la normativa sta diventando abbastanza stringente su questo. Altra normativa relativa al mondo dei gas refrigeranti, che l'ho già citato in passato, è rispetto alla manutenzione. Infatti, se abbiamo un circuito ermeticamente sigillato o un circuito non ermeticamente sigillato, quindi una monoblocco o una pompa di calore splittata, a seconda della quantità di gas refrigerante bisogna fare degli interventi, o meglio delle verifiche annuali o semestrali, o alcuni casi mensili, proprio per limitare quanto possibile il rischio di fuoriuscita di gas refrigeranti. Per questo ti dico già che spesso, se uno va sulla macchina monoblocco, siamo tranquilli che controlli non ce ne devono essere. Sulle macchine splittate, invece, se c'è una quantità di gas refrigerante abbastanza importante, può essere obbligatorio un controllo, una verifica annuale di perdite, per evitare proprio che il gas refrigerante, che ha un grande impatto ambientale, possa essere introdotto in atmosfera. Attenzione, si è tutti tracciati, tutte le macchine che vengono commercializzate, tutte le macchine che vengono installate, sono tutte registrate sul portale F-Gas. Quindi non puoi far finta di niente, perché basta che vanno a fare controlli a campione e sanno che macchina hai e sanno se fai o meno i controlli. Quindi non bisogna scherzare su questa normativa. Passiamo però al terza tipologia di gas refrigerante, ossia l'R290, il nuovo gas. Premessa, no, non è un nuovo gas. Qualsiasi pinguino De'Longhi ha l'R290. Perché? Perché ha delle caratteristiche che lo rendono idoneo. L'R290, conosciuto meglio come propano, è un gas che è ancora meno sicuro rispetto all'R32. È altamente più infiammabile ed è molto più pericoloso. E, spoiler, non è detto che sia lui il nuovo gas. Perché? Perché la normativa è ancora sempre in fase di trattativa. La comunità europea, con le varie commissioni, è ancora lì in fase di discussione su quelli che possono essere i limiti sui macchinari, sulla manutenzione. Proprio perché, come abbiamo detto prima, la pompa di calore è il prodotto del nuovo millennio che ci dovrà accompagnare verso una degassificazione totale dell'Europa per ridurre l'impatto ambientale. Non possiamo da una parte dire mettete pompe di calore perché dobbiamo combattere il cambiamento climatico, ma dall'altra dire non possiamo però comprare troppe pompe di calore perché i limiti sono troppo bassi e le quote non sono sufficienti. Per questo si è in fase di trattativa. Infatti ci sono anche dei sottolimiti. Parliamo che banalmente dal 2025, qua i giornaloni hanno fatto la notizia, non potranno essere più commercializzate macchine con un GVP con più di 3 kg di gas refrigerante con GVP superiore a 750. Quindi vedete che i limiti a volte sono sulla quantità, questo esempio, sul GVP, quindi ipotizziamo che dal 2025 non potranno essere più commercializzati nuovi macchinari al cui interno troviamo gas refrigerante con GVP superiore ai 750. Bene, l'R410 allora lì sì che scompare sulle nuove macchine, ma non è bannato dappertutto. Questo ban c'è già stato in passato, nel 2020 hanno vietato tutte le macchine con GVP superiore a 2500, ed in fase di transizione, di trattativa, questi limiti ci porteranno sempre ad avere un impatto ambientale sempre più basso. Torniamo al propano. Dal punto di vista termotecnico è un gas mediocre, nel senso non è il gas iper innovativo. Ma perché tantissimi lo stanno spingendo? Per il discorso delle quote di gas refrigerante, perché è molto più pericoloso rispetto all'R32, a livello di efficienza non è al pari dell'R32, che ad oggi è uno dei gas migliori. Allora perché tante aziende stanno spingendo sull'R290? Come detto, per il discorso delle quote. Come già accennato, l'Europa ha imposto dei limiti di importazione in funzione del GVP che vengono suddivisi a quote a seconda delle aziende, come Daikin, Samsung, LG e simili, ma prendo come riferimento Daikin, ha una quota molto alta di quel limite di GVP. Quindi può tranquillamente continuare a commercializzare macchine con l'R32. Tutte le aziende però che fino all'altro ieri facevano caldaie, che quindi hanno delle quote di mercato piccole, avranno una quota di importazioni piccola. E quindi, se io sono azienda di caldaia X, che ho sempre fatto caldaie, so che dovrò iniziare a fare pompe di calore perché dal 2029 non ci potranno essere più le caldaie, bene, dovrò iniziare a incrementare in maniera importante le quote di pompe di calore, la quantità di pompe di calore che vado a commercializzare. Ogni pompa di calore c'è del gas refrigerante, se la mia quota è piccola, devo trovare, per poter vendere più macchinari possibili, gas refrigeranti a impatto ancora più basso. Per questo, spesso, le aziende che propongono gas R290 lo fanno perché non hanno tante alternative. Perché
perché hanno quote piccole. Parlo sì di te, di quell'azienda che ha sempre fatto caldaie e adesso si ritrova a fare pompe di calore con un gas che, come detto, non è tra i più sicuri. Sia chiaro, la tecnologia, la concorrenza porterà tante aziende sull'R290 proprio perché rispetto all'R32 che ha 600, per una macchina che c'è l'R32 posso vendere 20 macchine con l'R290, ma comunque bisogna prestare attenzione. Quindi, ricapitolando, 1. Tutti i limiti saranno sempre più stringenti per il futuro, ma non sono ancora del tutto definiti perché c'è una trattativa tra le varie commissioni, proprio perché le pompe di calore sono il prodotto del nuovo millennio per la transizione energetica, quindi va tutto preso con le pinze. 2. I limiti l'Europa li ha imposti all'intero mercato per l'importazione e l'installazione di nuovi macchinari in funzione del GVP. Questo stimola ovviamente lo sviluppo di gas refrigeranti a GVP a impatto molto più basso per poter aumentare la quantità di macchinari introdotta sul mercato. Ma 3. Questi limiti sono suddivisi per quote, quindi ovviamente aziende storiche che lavorano nel mondo della climatizzazione, che hanno anche più esperienza, sono favorite rispetto alle nuove aziende che si ritrovano a doversi inventare il gas o adattare al mercato proprio sulla base di questi stimoli. 4. L'R410 probabilmente dal 2029 non potrà più essere commercializzato sui nuovi macchinari, ma rimane ancora in circolo, come sono rimasti in circolo tanti gas refrigeranti vecchi che oggi non puoi comprare, ma macchinari in giro ce ne sono, nessuno verrà a obbligarti a sostituire il macchinario e rimane il gas più sicuro, ma il più impattante. Non è un gas vecchio e quindi sulle macchine con tanta quantità di gas refrigerante troverai ancora l'R410 perché 5. L'R32 è il gas forse più performante, con un impatto un terzo rispetto all'R32 ma 20 volte superiore all'R290, è leggermente infiammabile, non sempre si può installare e bisogna stare attenti perché ci sono più normative che devono essere rispettate. L'R290 è il gas del nuovo millennio, lo troveremo 99%, anzi 100% solo sulle macchine monoblocco, perché così potranno rispettare la normativa della sicurezza, perché sarà tutto un gas concentrato all'esterno. E allora io ti domando, meglio avere gas esplosivo nell'unità esterna o avere un gas vecchio come l'R410 totalmente inerte all'esterno? 6. La normativa F-Gas impone controlli, limiti, con un impatto un terzo rispetto all'R32 ma 20 volte superiore all'R290, è leggermente infiammabile, non sempre si può installare e bisogna stare attenti perché ci sono più normative che devono essere rispettate. Sul GVP più alti parliamo di 10 tonnellate, mentre sulle macchine non ermeticamente sigillate, climatizzatori, pompe di calore splittate, il limite raddoppia fino a 10 tonnellate di gas refrigerante per i limiti dei controlli. Spero quindi con questo video di aver chiarito una volta per tutte sta caspiterina di normativa sui gas refrigeranti. Non c'è da fare terrorismo, la normativa è in evoluzione, bisogna sapere le cose, perché se non sai le cose la gente ti prende in giro, perché tanti inizieranno a spacciare la pompa di calore in R290 o il nuovo gas refrigerante come una panacea. No, hanno utilizzato nuovi gas refrigeranti, si sta investendo sull'R290 per ridurre il cambiamento climatico, l'impatto ambientale, cosa positiva, ma le aziende lo fanno per poter vendere più macchine. Quindi non ci sono tante motivazioni. Ad oggi, dal punto di vista tecnico, l'R32 risulta essere ancora uno dei gas migliori. Poi chi lo sa, Daikin, come ha brevettato l'R32, potrà in futuro anche inventare il nuovo gas refrigerante e tutti gli altri saranno obbligati a seguire, cioè Daikin fa un pochettino come la Apple per la parte di cellulari. Ovviamente in descrizione ti lascio tutti i riferimenti, qualche link, qualche articolo. Iscriviti al canale se non ti vuoi perdere altri video come questo, perché sto preparando dei video di approfondimento legati alla scelta del gas refrigerante, all'efficienza dei gas refrigeranti, qual è il migliore effettivamente, ma probabilmente sarà un video che regalerò solamente all'interno del mio corso delle pompe di calore. Corso che spero possa arrivare prima dell'inverno. Quindi se non te lo vuoi perdere, ovviamente iscriviti al canale, attiva la campanellina, lascia un bel mi piace se finalmente hai capito qualcosa in più della normativa dei gas refrigeranti. Non sono stato forse la persona più organizzata e più chiara nella spiegazione, ma spero che i concetti base siano arrivati a destinazione. Per oggi direi che è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!